E voglio dare il benvenuto ad un carissimo amico, il nostro Cosimo Maddalena. Ciao Cosimo, che ci ha portato delle piccole e dolci opere d'arte, delle uova di Pasqua meravigliose. E allora, Cosimo, sei pronto per decorarne una insieme? Certo. E allora intanto ti faccio i complimenti, perché grazie. Queste uova rappresentano un po' quella che è la tua arte nel mondo della pasticceria. Sono delle uova che hai realizzato insomma in tanto sì. tempo, sono un po' complicate da replicare? Diciamo che il processo di produzione delle uova di cioccolato impone dei tempi precisi, che sì. sono quelli di cristallizzazione, quindi di solidificazione del cioccolato. Quindi oggi ci limiteremo a fare una decorazione che è la più classica, insomma, delle decorazioni, che è quella fatta con la ghiaccia reale. Quindi ci possiamo provare anche assolutamente, noi. Assolutamente, assolutamente. Vi ho portato appunto questa tecnica proprio perché è facilmente replicabile a casa. Va bene, okay. Allora noi siamo pronti per seguirti. Da dove okay. partiamo? Allora, abbiamo realizzato queste creme colorate, come potete vedere, con una parte di albume e 5 parti di zucchero a velo. Ok, sì. E si chiama ghiaccia reale, in sì. gergo tecnico. Poi ci hai messo un po' di colore sì, per rendere tutte differenti. Va ok, bene. Poi andiamo a fare dei motivi sull'uovo sì. in modo da renderlo particolare. Quindi hai già fatto questo tutto sì, bianco sì, che è un po' sì. la cornice. Esatto. Allo stesso modo andiamo a fare questo rosso. Ci mettiamo il rosso, quindi queste goccettine di rosso. Allora, senti, la temperatura per il cioccolato è anche molto importante. Assolutamente, nel senso assolutamente. Che qual è quella ideale? Allora, in realtà, affinché il cioccolato possa essere così, diciamo, lucido, bisogna fare un procedimento che si chiama temperaggio, quindi precristallizzazione. Quindi andiamo a fondere il cioccolato a 50 gradi, mm-hmm. poi lo spatoliamo sul marmo, portandolo a 27, e poi con... lo riportiamo a 29-31 gradi affinché noi possiamo poi metterlo nello stampo. Quanto tempo ci vuole per fare la struttura? Vanno fatti 2-3 passaggi con questo cioccolato. Sì. Questo è al latte o fondente? Questo è fondente. Uh-huh. Questo qui invece è bianco, mentre al latte è questo. Okay. Sono quelle due uova. È chiaro che si lavora a seconda del cioccolato, si lavora sempre allo stesso modo, quindi esatto. è incondizionata la qualità esatto. del cioccolato. Esatto. Insomma, l'operazione è sempre la stessa. Esatto. Quindi una volta che allora, noi abbiamo fatto un piccolo bordo... Cornice bianca, ciuffettini rossi sparsi qua sì, e là. Sì, poi andiamo ad effettuare la scritta. Giallo. Giallo. Che scritta farai? In questo caso, visto che siamo a buon pomeriggio, ho pensato proprio di... Ah, quindi è l'uovo in nostro onore questo. Esatto. Senti, Cosimo, una volta terminata la decorazione dell'uovo, va messo in frigo oppure no, va lasciato No, questo va asciugare lasciato asciugare. A temperatura ambiente? Sì. Dopo un paio d'ore è anche possibile addirittura incartarlo, non subisce nulla. Insomma. Per 2 ore però lo dobbiamo mettere lì e non lo dobbiamo toccare. Esatto, esatto. Che bella quindi questa andiamo... scritta. Senti, ma ti è mai capitato di creare delle uova di Pasqua? Perché di solito si regalano anche alla propria fidanzata, alla propria lei. Assolutamente che decorazioni sì. ti hanno chiesto? Sì. Non ti chiedo naturalmente il contenuto, il regalo. Però qual è la decorazione più particolare, più strana che hai realizzato? Più su particolare commissione. Su commissione mi hanno chiesto di... impilare 10 uova una veramente? Sull'altra sì 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 sì, sì. Partendo di dalla partendo da una da un chilo questa uh-huh. qui se è da mezzo chilo circa partendo da una da un chilo fino ad arrivare su a una delle più piccole che è questa che è quella da 100 grammi quindi fare questa sorta di piramide sì. Quindi hai fatto anche il ciuffettino verde per sì, sottolineare la scritta. Per sottolineare la scritta. Concludiamo poi con è, questo è solo una questione di fantasia, quindi poi il decoro è molto soggettivo, no? Va non bene, c'è senti, una regola ti ho, precisa. Ti ho chiesto dell'involucro. Sì. Dai, dimmi anche qualche sorpresa speciale. Beh, si va dal classico dell'anello di fidanzamento, addirittura di matrimonio. Col cece sopra. Esatto. E poi le fedi nuziali? Esatto. No, fedi nuziali no, mai. Non mi è mai successo. Okay. Però solitamente è uno dei regali di fidanzamento. Regali di fidanzamento. Quindi va ancora di moda regalare l'uovo di Pasqua con all'interno un bel regalo per il fidanzamento sì, oppure sì, una sì. proposta di matrimonio. Sì, sì, sì. Questo sì, è sì. il nostro uovo, è bellissimo. Complimenti grazie. Cosimo grazie. E grazie per aver grazie fatto questo uovo in nostro onore.